Se il tempo cura tutte le ferite, passarlo sognando può essere davvero utile, almeno secondo una ricerca della University of California. I ricercatori hanno scoperto infatti che durante la fase del sonno in cui si sogna, quella REM, le sostanze chimiche legate allo stress crollano. Mentre il cervello elabora, le esperienze emozionali crollano rimuovendo il pungiglione dai ricordi difficili. La scoperta spiega anche il perché le persone con stress post-traumatico faticano a superare esperienze dolorose e soffrono di incubi ricorrenti. La fase del sogno, grazie alla sua composizione neurochimica unica, ci fornisce una sorta di terapia notturna. Ma per le persone con stress post-traumatico la seduta di terapia notturna non funziona. Questo perché in loro si scatenano dei flashback che li portano a rivivere l'intera viscerale esperienza drammatica che li ha segnati. Nel sonno REM i ricordi sono riattivati, messi in prospettiva, connessi e integrati.